Cari amici, buongiorno e bentrovati. Oggi mercoledì 21 aprile 2021, ancora insieme per parlare di valute, valute che sono all'interno di un trading range, l'abbiamo detto, da qualche tempo. Quindi in questi 3 minuti dobbiamo cercare di capire quello che sta succedendo. In una fase in cui il mercato azionario, dopo aver visto nuovi massimi fino a ieri, fino a 2 giorni or sono, ha cominciato a correggere con delle correzioni, diciamo, più consistenti rispetto alle ultime a cui avevamo assistito, cioè dell'1-1,5%, notiamo un dollaro tornare a valuta rifugio e quindi la correlazione intermarket, quella che aveva caratterizzato tutto il 2020, ritorna in auge con, vi ricorderete, una correlazione che lega la salita del dollaro a un eventuale risk off e quindi a paura dei mercati e avversione al rischio. E per un periodo avevamo visto questa correlazione cambiare e quando l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato americani avevano fatto presagire, prospettare, pensare ad un possibile rialzo dei tassi, un possibile tapering già nel 2021. Così non è stato, le banche centrali hanno buttato acqua sul fuoco e hanno chiaramente deciso di spostare l'attenzione verso il QE e verso quindi maggiore liquidità ai mercati. Ecco che la correlazione classica, quella che abbiamo visto per tutto il 2020, intermarket, cioè tra mercati azionari e valute, è tornata in auge. E quindi assistiamo ad un mercato che vede il dollaro salire esclusivamente quando le borse correggono, altrimenti il dollaro tende a scivolare lentamente contro le principali valute, chi più chi meno, ovviamente, a seconda dei vari rapporti di cambio. E ieri, dopo un tentativo, per esempio, dell'euro-dollaro, che abbiamo visto in area 1,2080, che poteva pensare, lasciar pensare anche ad un'accelerazione verso 1,2120, 1,2115, dove passa la trend line che congiunge i massimi decrescenti. Abbiamo visto un ritorno della moneta unica che è tornata verso 1,2020, 1,2015. A questo punto vedremo se sarà in grado il dollaro di reagire ulteriormente e di riportare la moneta unica al di sotto di queste aree che sono poste in area, diciamo 1,1960, 1,1970. Solo sotto questi livelli pensiamo che possa tornare il bearish trend, quindi il trend ribassista, altrimenti è probabile che il mercato possa reagire nuovamente. La sterlina si è mossa anch'essa in correzione dopo aver testato velocemente 1,40, siamo tornati giù in area 1,3920, quindi tutto il mercato ha corretto, Australia, Nuova Zelanda hanno corretto rispettivamente di 110 e 70 pips, se andiamo a vedere i grafici puntuali. E il movimento più interessante forse si è visto su dollaro Canada, che ha visto oltre 140 punti di movimento dai minimi di 1,2480 fino a 1,2620 di questa notte. Bene, ragazzi, stamattina è uscita anche l'inflazione in Nuova Zelanda, più 1,5% in linea con le attese su base annuale, mentre stamattina alle 8 aspettiamo i dati sull'inflazione inglese, attesa più 1,1, ma soprattutto l'inflazione canadese oggi alle 2,5. Attesa con un consensus che parla di addirittura 2,3-2,4. Attenzione perché questo potrebbe far rivivere un po' l'idea del tapering futuro. E per il momento però ci accontentiamo di questa volatilità, di questo trading range e aspettiamo dati. E fino al momento in cui non ci sarà di nuovo nuovamente una contrapposizione tra QE e tapering, non credo che potremo vedere grandi scostamenti sul mercato al di là del trading range che abbiamo più volte richiamato. Quindi rimanete con noi, cari amici, sui canali Instagram e YouTube con gli amici di AxiTrades per parlare sempre di valute costantemente e periodicamente, cioè ogni giorno. Rimaniamo insieme per spiegare l'andamento dei mercati. Buona giornata e buon trading.